In molti giochi della saga di Zelda, Link ha dei compagni che stanno con lui e che lo aiutano durante tutta l'avventura. In altrettanti giochi, però, Link se la cava completamente da solo. Un chiaro esempio è Breath of the Wild. Quest'ultimo è tra l'altro l'unico Zelda 3D a non presentare alcuna spalla per Link. Infatti abbiamo Navi in Ocarina of Time, Tattle in Majora's Mask, Redrakar in The Wind Waker, Midna in Twilight Princess e Fi in Skyward Sword, ma nessuno aiuta il nostro eroe in Breath of the Wild. Può darsi invece che in Breath of the Wild 2 Link avrà qualcuno che lo aiuterà nelle sue imprese. In questo video voglio quindi spiegarvi il perché Link potrebbe avere qualcuno al suo fianco in Breath of the Wild 2 e vi proporrò un'idea su che tipo di compagno possa essere. Prima di iniziare, come sempre, vi consiglio di iscrivervi al canale se amate il mondo di Zelda e attivare la campanella delle notifiche in modo da non perdervi i prossimi video che arriveranno sul canale. E ora via con il video. Inizio con il richiamare la vostra attenzione su una parte del nuovo teaser di Breath of the Wild 2. Sappiamo che Link acquisisce un nuovo braccio destro e in parte ne ho già discusso in un precedente video. Ad ogni modo, una delle cose interessanti di questo nuovo braccio, oltre alle nuove abilità che fornisce a Link, è che si presume che questo braccio appartenesse a una persona e che magari racchiuda ancora lo spirito della persona in questione. Se guardate questo braccio, vedrete che i colori sono verde e azzurro, proprio gli stessi degli spiriti dei campioni e del re di Hyrule in Breath of the Wild. Vi ricordo che in Breath of the Wild gli spiriti dei campioni si mostrano quando Link utilizza l'abilità associata a tale campione. Quello che quindi penso è che se il nuovo braccio di Link in Breath of the Wild 2 contiene lo spirito della persona a cui apparteneva tale braccio, è possibile che tale spirito sarà alla spalla di Link in tutta l'avventura e sarà magari possibile dialogare con lui, come con i compagni di Link nei giochi precedenti. Non sarebbe la prima volta che uno spirito è il partner di Link, infatti abbiamo Fi in Skyward Sword, che è lo spirito della spada suprema, e magari il compagno di Link in Breath of the Wild 2 uscirà in certi momenti dal braccio di Link per parlargli, così come fa Fi in Skyward Sword uscendo dalla spada suprema. Inoltre è possibile che tale personaggio sarà anche importante a livello di trama, come sembra suggerirci il primo trailer. Non sarebbe la prima volta che il compagno di Link è anche un personaggio importante nella trama. Prendete ad esempio Twilight Princess. Midna, spalla di Link, è anche il personaggio che dà il nome al gioco. È lei la principessa del crepuscolo, è lei la Twilight Princess. Nel primo teaser di Breath of the Wild 2 vediamo che il braccio che Link successivamente assorbirà sta sigillando Ganondorf, o almeno questo è quello che sembra. Ad ogni modo vedete quindi che il braccio in questione è coinvolto in una parte di trama che sembra incredibilmente importante. Non mi sembrerebbe quindi affatto strano se lo spirito a cui appartiene tale braccio fosse compagno di Link in Breath of the Wild 2 e magari ci raccontasse la sua storia via via che progrediamo nel gioco, in un modo simile a come Midna racconta la sua storia all'eroe del crepuscolo in Twilight Princess. Ovviamente può darsi anche che Link erediti solamente questo braccio con le varie abilità, ma che esso non contenga nessuno spirito di una persona. In tal caso potrebbe funzionare in un modo simile alla tavoletta Sheikah di Breath of the Wild e non essere assolutamente una spalla per Link. Ciò che ho detto fino adesso sembra quindi tornare bene solo se questo braccio contiene effettivamente lo spirito della persona a cui apparteneva in precedenza. Siamo sicuri che questo braccio contenga lo spirito di qualcuno? No, però ci sono varie osservazioni che possiamo fare, le quali sembrano favorire questa idea. Per prima cosa vi ricordo dell'esistenza della Lumiserite, una pietra di Breath of the Wild che sembra contenere l'anima dei morti, stando alla descrizione della Lumiserite nell'inventario. Ciò sembra plausibile, visto che il colore della Lumiserite è lo stesso verde-azzurro delle anime dei campioni e del re di Hyrule. Una cosa interessante della Lumiserite in Breath of the Wild è che essa sembra essere strettamente connessa agli Zonai. Infatti è presente in abbondanza nelle vicinanze delle rovine degli Zonai e anche sulle rovine stesse. Inoltre sembra essere presente in grande abbondanza nella grotta che Link e Zelda esplorano nel primo teaser. Grotta che per l'appunto è un luogo completamente Zonai, data la gran quantità di rovine Zonai che sono presenti in tale grotta.
Ciò che voglio dirvi è che è possibile che la Lumiserite contenga l'anima dei defunti Zonai. Possiamo anche considerare le parole che ci dice Razzle all'inizio di Twilight Princess, vi assicuro che è un collegamento perfetto alla Lumiserite di Breath of the Wild. Razzle ci dice che il crepuscolo è l'unico momento della giornata in cui il mondo dei morti e quello dei vivi si congiungono, il momento in cui le anime dei defunti rimpiangono di aver lasciato il mondo dei vivi. E ora vi dico cosa succede al tramonto in Breath of the Wild. Semplice, la Lumiserite comincia a brillare di un verde azzurro luminescente e così fino all'alba, mentre di giorno il suo colore caratteristico è nero. Quindi è al crepuscolo che la Lumiserite comincia ad assumere il colore caratteristico delle anime dei morti, ovvero il verde azzurro, ecco quindi spiegata la frase di Razzle. I due mondi, quello dei morti e quello dei vivi, si congiungono in quanto dopo il tramonto le anime dei morti si manifestano nel mondo dei vivi attraverso la Lumiserite, anche se non abbiamo mai visto lo spirito vero e proprio di un defunto mostrarsi. Credo ad ogni modo che la Lumiserite sarà di maggior rilievo in Breath of the Wild 2, visto che essa sembra essere presente in gran quantità nella grotta del primo teaser. E tornando alla grotta, essa è proprio il luogo in cui si trova la mano che Link poi assorbirà, e il suo colore è lo stesso della Lumiserite. Per questo penso che lo spirito di colui a cui apparteneva quel braccio è ancora lì e accompagnerà Link durante la nuova avventura. Ovviamente io mi sto focalizzando sullo spirito proprietario del braccio come possibile nuovo compagno di Link, e anche se mi sembra la cosa più plausibile, sicuramente non è l'unica possibilità. Una che è stata lungamente discussa fino ad adesso è che magari Zelda accompagnasse Link in questa avventura o addirittura fosse un personaggio giocabile. Queste idee scaturiscono facilmente grazie al primo teaser di Breath of the Wild 2, nel quale vediamo Link e Zelda esplorare un sotterraneo insieme, in quella che sembra comunque una parte giocabile del gioco, e non solo scene non giocabili. C'è poi però il nuovo teaser che sembra abbattere questa idea di una Zelda che ci accompagna o di una Zelda giocabile, poiché la vediamo cadere in un precipizio, ma secondo me la possibilità dell'importanza di Zelda in questo gioco rimane aperta, infatti non sappiamo quale sarà il suo destino. Un'altra possibilità ancora è che la nuova spalla di Link non sia altro che Fai, lo spirito della spada suprema, proprio come in Skyward Sword. Qui le ipotesi che vanno contro questa teoria sono il fatto che non vediamo la spada suprema con Link per tutto il nuovo teaser, ad eccezione della parte iniziale in cui vediamo Link tenere la spada in mano, mentre il suo braccio destro viene però attaccato dalla Malice. Può darsi che da questo momento Link non possa più portare la spada suprema con sé. Nel primo teaser Link ha sempre la spada suprema con sé nella grotta che lui e Zelda stanno esplorando, ma dopo l'avvenimento nel nuovo teaser ci sta che Link sia costretto ad abbandonare la spada e quindi in tal caso possiamo dire addio a Fai. D'altro canto, le ipotesi che vanno a favore di un possibile ritorno di Fai come personaggio sono le varie volte in cui in Breath of the Wild è possibile sentirla echeggiare all'interno della spada suprema, e in questi casi sentiamo spesso anche suonare le note del suo tema musicale caratteristico presente in Skyward Sword. In conclusione però trovo l'ipotesi di un ritorno di Fai non molto plausibile, infatti Nintendo cerca sempre di creare i giochi di Zelda ognuno molto diverso dall'altro, ma un ritorno di Fai come spalla di Link forse sarebbe eccessivamente simile a Skyward Sword. Voglio accennare anche a un'altra possibilità, una fata come compagna di Link in Breath of the Wild 2. Le fate sono in vari giochi della serie partner di Link, in particolare in Ocarina of Time, Majora's Mask e Phantom Hourglass, ma svolgono ruoli di compagnia minori anche in altri giochi, come in Four Swords Adventures. L'iconicità delle fate come compagne di Link nella serie di Zelda è indiscussa, anche perché Navi di Ocarina of Time è stata la prima in assoluto a seguire Link nelle sue avventure, visto che nei giochi di Zelda degli anni precedenti Link non ha mai avuto qualcuno al suo fianco. Dato il ruolo storico delle fate nell'aiutare Link, potrebbe tornare qualcosa di simile in Breath of the Wild 2, ma allo stesso tempo è proprio il fatto che le fate sono state spesso compagne di Link che mi fa pensare che con questo gioco così importante che è Breath of the Wild 2, Nintendo vorrà provare qualcosa di innovativo.
Ovviamente potrei parlare di altre possibilità all'infinito, ma ho trattato quelle che mi sembravano le più importanti. In definitiva, la possibilità di cui ho parlato meglio, ovvero quella dello spirito del nuovo braccio, mi sembra la più plausibile, semmai Link dovesse avere un braccio destro in Breath of the Wild 2. Gioco di parole, vedete? Tutto sembra tornare. Un sinonimo della parola compagno o spalla può essere tranquillamente braccio destro, ma cos'è per l'appunto ciò che avevo supposto ospitare lo spirito del nuovo compagno di Link? Per l'appunto un braccio destro. E con questa perla chiudo qui il video. Grazie mille per aver visto questo video, spero davvero lo abbiate apprezzato e come sempre vi aspetto sotto nei commenti. Arriveranno tanti altri video a tema Zelda qui sul canale, quindi iscrivetevi se ancora non siete iscritti e attivate la campanella delle notifiche per essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video. Direi quindi che ci vediamo alla prossima. Un saluto dal vostro Sealed Ganon.